I genitori, i figli, la droga, Gianpietro Ghidini e Carolina Bocca al Consorzio Universitario di Agrigento, iniziativa del terziario donna di Confecommercio, presieduto da Antonella Danile. Le interviste. Siamo qui al presso del Polo Universitario di Agrigento per l'evento con EMA Fondazione Emma Poggiolino Rosso, che la Confcommercio, precisamente il terziario donna, ha avuto il piacere di organizzare, grazie anche al presidente Francesco Picarella che mi ha appoggiato completamente in questa, chiamiamola, avventura. Più che avventura, un'esperienza, è un'esperienza forte che io ho già vissuto già qualche anno e che oggi sono riuscita a riportare qui ad Agrigento tantissimi ragazzi, più di 500 ragazzi delle scolaresche agrigentine e degli istituti superiori. Un incontro toccante, un'esperienza fortissima di due genitori, papà Gianpietro che perde il figlio in seguito all'assunzione di una sola volta di droga e di mamma Carolina Bocca che invece riesce a salvare il figlio dalle dipendenze e dal tunnel della droga. Questo vuole essere un messaggio di incoraggiamento, di speranza, per dire che dal dolore si può rinascere e per dire a tutti i ragazzi che ce la possono fare, che loro hanno la forza dentro di sé per andare avanti, per affrontare ogni singolo problema senza ricorrere alle droghe, che è la cosa che purtroppo più di tutti riesce forse a lenire, anche se temporaneamente, i loro dolori. E allora il nostro messaggio di speranza vuole arrivare forte e dritto nei cuori dei ragazzi e anche dei genitori, perché pomeriggio alle 18 io rinnovo l'invito, venite a trovarci qui al Polo Universitario, presso l'Aula Magna, avrete modo di ascoltare personalmente papà Gianpietro e Carolina Bocca e di prendere insegnamento o comunque consiglio dalla loro esperienza. Beh, io mi sono trovato una notte del 24 novembre 2013 in piedi sopra un fiume. E lì mi avevano detto che mio figlio si era buttato in quel fiume e io avevo due possibilità, quella di andarmene anch'io per sempre con lui o provare a dare un senso più grande alla mia vita. E ho deciso per questa seconda strada. Da quella notte ho cercato di cambiare la mia vita. Io che avevo corso tanto per le cose materiali, ho capito che se una vita è dedicata solamente al nostro ego, a noi stessi, non è una vita ben spesa. E allora ho cominciato a fare quello che sognavo da ragazzo, quello di cominciare ad aiutare gli altri. E da allora, dopo la morte di mio figlio, ho cominciato ad andare nelle scuole, negli oratori, nelle piazze e ho raccontato la mia storia per più di 1600 volte in meno di 6 anni. Ed è meraviglioso quando un ragazzo ti abbraccia con gli occhi lucidi, ti dice grazie, qualcuno ti scrive o ti dice mi hai cambiato la vita. E allora tu riprendi la forza per andare avanti e capisci che anche la morte di tuo figlio può avere un senso, anche quel dolore unito all'amore può avere un senso. La nostra fondazione si chiama EMA Pesciolino Rosso, si trova su Facebook EMA Pesciolino Rosso, anche su internet e su Instagram EMA Pesciolino Rosso. Abbiamo anche una pagina internet che è pesciolinorosso.org, abbiamo scritto numerosi libri che parlano della relazione e del rapporto genitori-figli.